Amici di Teleton, c'è Paolo Belli, quindi ci avviciniamo, andiamo a disturbarlo, fagli qualche domanda, anche perché lui, insomma, ha fatto diverse edizioni di Teleton. Ecco qua Paolo, ci avviciniamo. Paolo, ciao, ti disturbiamo? No, no, affatto, tu non disturbi mai. Allora, Paolo Belli, non sei assolutamente nuovo, hai fatto 8 edizioni e hai composto ben 7 sigle di Teleton. Ah, finalmente lo so, perché siccome me lo stanno chiedendo tutti, quante volte ho fatto Teleton? Quante sigle ho fatto? Grazie, grazie, ci volevi tu per dirlo. Sì, sai che non mi ricordo più quante ne ho fatte, perché è talmente così piacevole, è talmente così, è un grande onore, poi te ne accorgerai anche tu. Ti fa sentire importante non artisticamente, proprio umanamente, quindi è talmente così, tanta la gioia che mi fa perdere anche il conto. Senti, ci vuoi anticipare qualcosa della sigla che hai composto quest'anno? Magari se la canticchi un pelo. Non si può. Facciamo così, tra poco con i ragazzi, quando arrivano, la proviamo e ti permetto di riprenderla mentre facciamo le prove. Anzi, fai finta di cacciarci, poi quello ci No, fai l'occhiolino. no, 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 non potrò mai, non potrei mai. Non potrei mai cacciare nessuno perché qui dentro, tutti quelli che sono qua dentro sono nostri amici e compagni di avventura per far sì che poi le persone da casa continuino a mandare contributi al 45505. Perché Franci, te lo dico perché tu potresti essere mio figlio, anche se tu hai già un figlio. Il futuro nostro è in mano a dei ragazzi, dei ricercatori. Ricercatori che spesso e volentieri vanno all'estero perché non hanno contributi per poter risolvere problemi di malattie. Il nostro intento è mantenerli qui, questi grandi ricercatori italiani, perché se quando scoprono qualcosa è meglio che lo fanno prima. Scusami. Questo è giusto, questo è giusto. Senti, ma tu ti occupi di solidarietà non solo con Teleton, ma possiamo anche dirlo, ormai sei una delle colonne portanti della Nazionale Italiana Cantanti, La vera la colonna. vera colonna. Insomma, raccontaci un po' anche questa tua esperienza, ormai decennale. Sono 20 anni ormai che faccio parte della Nazionale Cantante. Beh, Franci, io credo che chi ha la nostra fortuna di non solo fare un mestiere che è quello che abbiamo sempre sognato, ma soprattutto siamo sani. Non ci dobbiamo mai dimenticare che invece ci sono persone che non hanno avuto questa fortuna e quindi noi dobbiamo in qualche modo far sì che il loro futuro possa essere sereno. Allora ringraziamo Paolo Belli, ti do un abbraccio, veramente sei un grande. Grazie, benvenuto, benvenuto, ci vediamo qua, tanto io sono sempre qua, sono il padrone no, sono quello che pulisce, quindi devo essere all'inizio e anche alla fine. E ricordatevi che le malattie genetiche possono essere combattute.